Giovanni Codamer di Catanacà a Sinergie 2018, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Ciao Giovanni, ti chiedo innanzitutto un commento a margine dell'evento. Direi molto molto interessante, tempi rapidi, un sacco di argomenti legati al mercato in generale, quindi insomma alle esperienze di mercato in generale, e poi con un orientamento più specialistico sul discorso real estate. Molto, molto interessante, un sacco di spunti, un sacco di idee per partire alla grande col 2019. Oggi sono emerse più volte da vari interventi espressioni legate all'attenzione del cliente. Più volte se ne è parlato, il sistema diciamo commerciale, quindi per gli agenti immobiliari è focalizzato sul cliente venditore, quindi tutta pubblicità che gira intorno alla vendita di casa, il cliente acquirente magari un po' trascurato. Tu ti occupi di profilazione del cliente acquirente e sintetizzaci in un minuto il tuo intervento di oggi. Ma allora sì, il cliente deve essere messo al centro dell'attenzione necessariamente per continuare a sopravvivere in questo mercato che è sempre più esigente. Bisogna quindi staccarsi dall'idea di prodotto e focalizzarsi sulle esperienze del cliente. Nel settore immobiliare ovviamente il prodotto ha un'importanza fondamentale perché la casa è unica e quindi è necessario intervenire studiando i dati, analizzando le esperienze dei clienti nella fase decisionale, ovvero da quando il cliente approccia il mercato, solitamente dal web, fino a quando si arriva poi alla conclusione del contratto. Questo è un po' diciamo il mood di Catanacà. Ecco, la proposta di Catanacà per l'agente immobiliare è? Smettila di essere un venditore, diventa un consulente personale, che non è neanche un consulente immobiliare ma un consulente personale, perché deve trasmettere quel concetto di fiducia, di trasparenza che consente a chi cerca casa di affidarsi in tutto e per tutto al professionista per risolvere il suo problema. Grazie a Giovanni Codamer di Catanacà.